Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e oggi sono qui per parlarvi dei libri più belli che ho letto nel 2016. L'anno passato, devo dire, non è stato un anno particolarmente soddisfacente dal punto di vista letterario, perché sono stati davvero pochi i libri che mi sono rimasti dentro, che comunque mi hanno detto qualcosa anche a livello altamente personale. Perciò la lista di oggi non è lunga tanto quanto quella dell'anno scorso e di questo mi dispiaccio, però comunque penso che i titoli di cui vi parlerò siano titoli validissimi e che a me personalmente sono piaciuti moltissimo, quindi mi sento di consigliarveli tutti. Ma basta cincischiare e passiamo subito ai libri. Partiamo dai libri che non posso mostrarvi perché i tempi mi sono stati prestati, quindi al momento non ho una copia fisica da potervi mostrare, ma non vi preoccupate perché tutti i titoli di cui vi parlerò in questo video saranno scritti giù nell'info box con anche il rispettivo link ad Amazon, che tra l'altro è un link che creo io attraverso il mio programma di affiliazione, quindi se acquistate attraverso quei link o il link generico che c'è giù nell'info box a me arriva una piccola commissione, quindi se li usasse per i vostri acquisti mi sareste molto d'aiuto. Ma ora passiamo ai libri veramente. Il primo di cui vi parlo è Le città invisibili di Italo Calvino. Io penso di essermi innamorata profondamente di quel libro, perché penso che sia un'opera molto ben fatta, molto ben realizzata, molto ben ponderata, un'opera sulla quale mi è piaciuto rifletterci sopra, un'opera che mi ha ispirato moltissimo, perché mi ha ispirato a scrivere, a dipingere, a scrivere anche sopra il libro stesso, che è una cosa che ho iniziato a fare quest'anno e diciamo che molto probabilmente è partita anche grazie soprattutto alle città invisibili. Nel libro veniamo resi partecipi di questo dialogo tra Kublai Khan e Marco Polo, dove quest'ultimo racconta di tutte le città che ha visitato, che però vengono chiamate città invisibili da Calvino perché sono per l'appunto fittizie. E il libro in realtà è un resoconto di queste città, quasi come un documentario cartaceo, perché ogni città, molto ben diversa dalle altre, viene analizzata più o meno nel dettaglio. Io vorrei tanto poter avere il libro sotto mano per aprirlo anche randomicamente e leggervi la descrizione di una città completamente a caso, solo per farvi capire perché mi abbia affascinato così tanto, perché in realtà lo stile di Calvino è uno stile molto immersivo e diciamo che ogni città è descritta talmente bene che sembra quasi nascondere una storia tutta sua. Quindi è molto, io l'ho interpretato molto come una storia dentro la storia, quindi per questo a me è piaciuto veramente tantissimo. Poi a maggior ragione a me è piaciuto moltissimo anche perché ho avuto modo di ritrovarci degli aspetti prettamente utopici e anche moltissimi elementi che poi ho ricollegato al mondo moderno, quindi non è stata per me solo un'esperienza in prima persona in quanto lettrice, ma anche un'esperienza di grandissima analisi a livello altamente personale, quindi anche per questi ve lo consiglio tantissimo. Però al di là della soggettività che ci ho messo dentro io, è un libro che secondo me è molto molto valido e che potrebbe piacere a molti. Il secondo libro di cui vi parlo e che faceva parte di quei due titoli che non posso mostrarvi perché mi sono stati prestati è L'uomo in fuga di Stephen King. È un romanzo science fiction che ha come sfondo una società molto corrotta e che vede come protagonista questo padre di famiglia che, come ultima spiaggia per poter salvare la sua bambina malata, decide di partecipare ai giochi. Perché praticamente tutti coloro che ne hanno necessità possono chiedere di partecipare a questa serie di reality show, passando attraverso a varie graduatorie, eliminazioni, prove per essere abbinati al reality show più adatto a loro, e nel caso di vincita porterebbero a casa dei soldi per le proprie famiglie. Il nostro protagonista, poveretto, viene scelto per partecipare all'Uomo in fuga, che è un reality che diciamo che ha un titolo piuttosto esplicativo, perché il concorrente dovrà fuggire per poi essere inseguito da un gruppo di sicari che avranno il compito di ucciderlo. Più il concorrente sopravvive, più soldi porterà alla famiglia. Questo è stato il primo romanzo di King che io abbia mai letto in vita mia e devo dire che fortunatamente non ne sono rimasta per niente delusa, perché è stato in grado di creare un'ambientazione fantascientifica molto ben fatta, con dei pilastri molto ben delineati, delle regole, degli elementi anche fantascientifici coerenti, quindi diciamo una realtà coerente che stava in piedi da sola, e ha avuto anche un ritmo molto adrenalinico, un'atmosfera molto, molto intrigante. È un romanzo che ti costringe a continuare a leggerlo perché veramente è un susseguirsi di eventi che
che intrigano, che ti costringono ad andare avanti perché vuoi proprio sapere che cosa succede dopo. Quindi per me è stata proprio un'avventura che ho vissuto a braccio con il protagonista, anche perché entriamo molto nella sua mente, nel suo modo di ragionare, nelle sue vicende, quindi è qualcosa di estremamente immersivo. È un romanzo che parla anche di corruzione, intrighi politici, è un romanzo dove King non si risparmia perché ne succedono di ogni, e poi ha un finale spettacolare. Io penso che sia stato un libro molto molto bello, molto intrigante dall'inizio alla fine, senza neanche un momento morto, quindi non posso fare altro che consigliarvelo, lo ritengo veramente un titolo molto molto valido. Poi, un video dei preferiti non è tale se non ci inserisco dentro anche un libro di Aidan Chambers. Probabilmente molti di voi l'avranno atteso fin dall'inizio, perché ovviamente ormai sapete che è uno dei miei autori preferiti, che io lo stimo tantissimo non solo come scrittore ma anche come persona, quindi non posso fare a meno di citare Dying to Know You. Io di questo libro ve ne ho già parlato in un raccomandazioni letterarie, quindi ve lo linko giù nell'info box nel caso vogliate un parere più approfondito, anche perché io non starò a dilungarmi troppo perché ormai di questo libro ne ho parlato in lungo e in largo. Però questo è probabilmente il titolo che mi è piaciuto di più di Chambers tra tutti quelli che ho letto finora. È un titolo che a me è rimasto molto nel cuore, un titolo che mi ha parlato a livello altamente personale, anche perché è un romanzo che parla di arte, di come l'arte è un qualcosa che viaggia a braccio con l'artista stesso, un qualcosa che ti fa sentire vivo e che ti rende anche molto la persona che sei. Quindi sotto questo punto di vista mi sono ritrovata veramente tantissimo in questo romanzo. E se c'è una cosa che io amo di Chambers, tra le tante, perché i motivi sono veramente innumerabili, cioè ci vorrebbe un papiro lungo, una città intera per parlare del perché io amo Chambers, però una delle cose che io apprezzo di più è che lui riconosce il valore delle parole e anche il loro potere. Si vede che è un autore che studia tantissimo che parole usare nel corso dei suoi romanzi, e questa è una cosa che io amo tantissimo, anche perché è quel tipo di autore che parla moltissimo di condivisione e nel quale ritrovo tantissimo il concetto di condivisione letteraria, perché nel momento in cui un autore mette su carta la propria storia e nel momento in cui qualcun altro la legge, quella storia non gli appartiene più propriamente, nel senso che la storia diventa un dono per chi la legge. E il fatto di condividerla è che io posso leggere questo libro, parlarne con voi e darvi qualcosa che io ho letto in questo libro, che è stato scritto da un'altra persona. E questo libro può fare il giro del mondo e toccare tante anime, tanto quanto ha toccato la mia. E secondo me i libri di Chambers sono libri che potrebbero essere universali, perché secondo me potrebbero toccare il cuore di molti. Quindi questo concetto di condivisione secondo me è anche particolarmente spiegato e rappresentato in questo romanzo, quindi anche solo per questo io ve lo consiglio. Ma se volete saperne di più, e io vi invito a volerne sapere di più, il video giù nell'info box. Poi, nella mia lista c'è anche Melody di Sharon M. Draper. Io ho incontrato questa autrice a mare dei libri e posso dirmi fortunata, perché penso che sia una persona davvero squisita, una personalità molto molto gioiosa e brillante, tanto quanto la protagonista di questo libro, Melody, che è affetta da una disabilità molto forte che non le permette di parlare, di muoversi o di fare qualsiasi tipo di azione quotidiana che noi compiamo ogni giorno. E questo è un libro che parla di pregiudizi, parla della vita di Melody in maniera molto molto onesta, molto candida, molto commovente anche. Ed è un libro che a me ha spiazzato, è un libro che a me ha fatto provare veramente tantissimo, è un libro che mi ha commosso, è un libro che mi ha fatto sentire molto vicina a questa bambina che in realtà voleva semplicemente essere trattata come tutti gli altri, perché Melody è una bambina molto intelligente, una bambina volenterosa di imparare ed è una protagonista alla quale mi sono affezionata davvero tantissimo e sento di starmi commuovendo un pochino anche adesso a ripensarci, perché questo è un libro che mi ha scaldato moltissimo il cuore. Comunque ve ne ho parlato anche di questo in un raccomandazioni letterarie, quindi ve lo linko giù nell'info box e vi invito a volerne un piccolo approfondimento perché merita veramente tantissimo. Poi proseguiamo con Trilogia La Città di K di Agota Christophe. Io qua in realtà sto ingannando, perché in questo libro ce ne sono tre, perché per l'appunto è una trilogia e sono le grandi
grande quaderno la prova e la terza menzogna, ma visto che sono in un volume unico, io ve li sbatto qua tutti in una volta, anche perché io l'ho trovato veramente stupendo. Il romanzo ha un inizio piuttosto fiabesco, se così lo possiamo definire, perché vediamo questi due gemelli che vengono mandati durante una guerra a vivere dalla nonna in una foresta per stare un pochino più al sicuro rispetto alla città. E siamo in un paese dell'est che nel corso della storia non verrà mai nominato, però c'è da dire che la fiaba inizia e finisce qui, perché dopo cominciano gli incubi. Questo è un romanzo molto forte, sia per come è raccontato, sia per la storia, sia per le scene che vengono rappresentate, che sono scene molto crude, raccontate con uno stile molto, molto fresco, molto sciolto, molto immersivo, perché Agatha Christophe è quel tipo di autrice che ti fa immergere completamente nella storia, ci finisci dentro con tutte le scarpe e il libro non puoi metterlo giù neanche se ti impegni con tutto te stesso e con tutta la tua forza di volontà. È una storia che segue le vicende di questi due gemelli che vengono sottoposti a un grandissimo dolore, a delle perdite, alla morte, e molto spesso anche volontariamente, perché cercano di diventare dei veri e propri automi per non sentire più niente, per abituarsi alle botte, alle ferite emotive e non. Quindi anche da quel punto di vista lì è un romanzo molto molto forte, ed è anche un romanzo che vede una caratterizzazione del personaggio davvero meravigliosa, perché questi due gemelli sono analizzati proprio nello stradettaglio. Ed è anche un romanzo molto interessante perché da un libro all'altro, perché vi ricordo che è una trilogia, abbiamo una serie di echi, rimandi, incastri, insomma un gioco di questo tipo molto 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 interessante che mi spingerebbe a rileggere questo romanzo per cogliere ogni singolo particolare che mi sono perso durante la prima lettura. Quindi io ve lo consiglio davvero tantissimo. Poi ho per voi un libro della serie dell'Amica Geniale di Elena Ferrante, in particolare Storia del Nuovo Cognome, che è il secondo volume della tetralogia. Io dell'Amica Geniale ve ne ho parlato molto perché vi ho fatto anche un raccomandazioni letterarie sul primo volume e io vi invito a guardare nel caso vogliate sapere di più, perché ovviamente questo, essendo il secondo capitolo, non vorrei rischiare di parlarvene troppo e di insomma rivelarvi qualcosa della storia che in realtà voi non dovreste sapere. Quindi nel caso volete sapere di più di questa saga, vi linko giù nell'info box le raccomandazioni letterarie dove ne parlavo. Della tetralogia dell'Amica Geniale io ho letto i primi tre, mi manca l'ultimo, però per ora il secondo è il mio preferito. E brevemente, io amo la Ferrante perché penso che lei abbia uno stile particolarissimo, uno stile anche questo molto molto immersivo, e la storia di questo rione napoletano, di questa amicizia un po' malsana tra le due protagoniste, è qualcosa che a me in particolare in questo secondo capitolo ha affascinato tantissimo. Trovo che questo per ora sia il romanzo più forte dell'intera serie, anche perché vediamo l'adolescenza delle due ragazze e narrata in maniera molto molto limpida, forse ogni tanto anche fin troppo, però personalmente a me questo tipo di stile non pesa, anzi mi intriga ancora di più. Quindi se è una serie che non avete ancora iniziato, io ve la consiglio con tutto il cuore. E infine l'ultimo titolo di cui vi parlo non è un libro ma una graphic novel, ed è Il Porto Proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi, e in particolare questa è l'Artist Edition, perché in fondo abbiamo una serie di disegni bellissimi a colori. E io questo libro ve l'ho mostrato nelle raccomandazioni, non raccomandazioni, nel dei consigli degli acquisti di Natale. Vi linko comunque il video giù nell'info box, anche se ormai Natale è passato, nel caso qualcuno di voi volesse fare un regalo a qualcuno, questo secondo me è perfetto. Comunque, questo è un titolo narrato e disegnato completamente in bianco e nero, con questo tratto a matita bellissimo, perché io trovo che i disegni di questa graphic novel siano pazzeschi, e anche la storia è molto 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 bella, perché parla di questo ragazzo naufrago, Abel, che viene trovato sulla spiaggia e completamente solo e senza più memoria di quello che gli è successo nel passato, si ricorda semplicemente il suo nome, e da lì ricomincia la sua riscoperta di se stesso, che porta con sé anche un grandissimo, ma grandissimo mistero. Questa è una graphic novel che io ho trovato bellissima perché è curata nel minimo dettaglio, sia per quanto riguarda i disegni, sia per quanto riguarda la storia. Vi faccio vedere una tavola all'inizio dove vengono figurate le navi, perché sono stupende. Cioè, dai,
Ed è una storia che a me è piaciuta veramente tantissimo, anche perché ho trovato tantissimi riferimenti alla poesia dei romantici. Abbiamo tantissimi riferimenti a Blake, Wordsworth e Coleridge, che sono dei poeti che io apprezzo veramente tantissimo. Ho trovato anche tanti rimandi con le loro poesie. Ci sono anche tantissime citazioni bibliche che ho trovato molto 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 interessanti, e la storia semplicemente è una storia meravigliosa, una storia che a me ha intrigato tantissimo, una storia che mi ha commosso, una storia che mi ha preso davvero molto, e questa è una graphic novel che mi ha ispirato un sacco. E per chi mi conosce saprà che io di ispirazione ci vivo, quindi i titoli o comunque le cose che riescono ad ispirarmi per me rimangono le cose più belle e i tesori più preziosi della mia vita, quindi io non posso fare altro che consigliarvi anche questa. Bene, i miei libri preferiti del 2016 erano questi. Fatemi sapere se ne avete letto qualcuno e fatemi sapere soprattutto quali sono stati i vostri, e insomma se me li consigliate, insomma parliamone un po' nei commenti. E niente, spero davvero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!